È stato un Napoli che non ho potuto studiare bene, un pomeriggio tranquillo, anche perché il Verona non è stato mai pericoloso. Un po' me l'aspettavo alla vigilia del nostro appuntamento. Also sehr einfach, aber in Napoli ist der Angriff sehr gefährlich. Die Ausländer haben einen sehr großen Anteil in das Spielgeschehen. Ho chiesto quale reparto gli è sembrato più pericoloso, ha detto tutto il Napoli è un reparto che gira bene, quindi non c'è una differenza, tutti i giocatori sono sempre pericolosi, in particolare all'attacco. Unte a Maradona. Was soll ich dazu sagen? Für uns leider es ist alles wahr. Che devo dire di Maradona? Non posso proprio dire niente, per noi peccato che ce l'abbiamo contro. Wir haben Bayern schon mal geschlagen, wir haben auch hervorragende Spiele gegen Bayern gespielt. Ich hoffe, es wird gegen Neapel auch ein Fußballfest sein in zwei Spielen. Ho chiesto quale squadra avrebbe preferito in finale, se il Bayern o il Napoli. Ho detto, sono due squadre tutte e due forti. Una volta abbiamo battuto il Bayern e il Napoli è anche una squadra temibile, quindi l'una vale l'altra. La vigilia del grande calcio internazionale ha mobilitato anche Carlos Bilardo, che per la sua Argentina è venuto a scrutare sia Troglio che Maradona. Bilardo, che Napoli ha visto? È un Napoli buono, io credo che ha giocato bene e il trionfo hasta questo momento è merecito. E Maradona? Bene. La finale di Coppa UEFA con lo Stoccarda, sarà una partita difficile? È difficile, io credo che Garijan è un gran allenatore, è un buon allenatore, ma io credo che Stuttgart è una squadra difficile, però il Napoli in questo momento sta giocando bene. Ha giocato bene contro il Bayern Munich, ha vinto, che è lo importante in questa Coppa, e è arrivato a una finale che per me, secondo, no, deve vincere. La partita ha avuto pochi spunti di interesse dopo il gol. I veronesi hanno rivendicato un rigore per un fallo in area su Pacione. Cannevale e Maradona sono stati appena sufficienti, ma Bianchi non drammatizza, anzi. Avevate in testa anche di confondere un po' le idee ad Anne che sapeva di essere in tribuna? No, magari fossimo così bravi. Noi abbiamo fatto la nostra partita, indubbiamente in testa avevamo la finalissima di mercoledì, ma questo non voleva essere una situazione tattica. Siete arrivati alla finale, quindi praticamente adesso si parla in questi giorni di questa partita del Napoli con lo Stoccarda. E come l'affronta Bianchi? Sa di dover giocare i primi 45, 90 minuti in casa e poi là? Sì, di solito, almeno nel nostro ambiente, si dice che è preferibile giocare fuori casa. In effetti giocando fuori casa è un pochino di margine di errore in più. In casa se magari la voglia di fare, di chiudere l'incontro subito ti può... Fra il Napoli e la Coppa UEFA c'è Maurizio Gaudino, un tedesco di Napoli che si sa esprimere soltanto nel più puro dialetto partenopeo e che oggi aveva promesso di segnare un gol, sia pure a malincuore, alla squadra che ha sempre amato. Mi fa piacere che ho segnato un gol, però mi dispiace che abbiamo perso 2-1, perché io prima della partita ho detto che facciamo un 1-1. Ma questo risultato può essere buono per vincere la Coppa? Sì, è buono per noi, perché se uno diceva che noi facciamo un gol a Napoli, nessuno ci credeva. Allora 2-1, a noi ci basta un gol e speriamo che lo facciamo in casa. Questo Napoli te l'aspettavi più forte? No, il secondo tempo ha fatto vedere come è forte il Napoli. Noi ci aspettiamo tutti e due tempi così forti, però forse ha avuto quello gol il primo tempo a freddo e il secondo tempo ha fatto quello che deve fare. In campo 9 nazionali, 3 stranieri e 6 di vicini. Il commissario tecnico la partita l'ha vista così. Loro avevano speso molto, a parte sotto l'aspetto atletico che si è visto e sono calati, ma anche sul primo tempo avevano fatto delle marcature con grande concentrazione che non è nello stile del loro calcio. E nella ripresa effettivamente il Napoli ha spinto di più, però si è visto nella loro squadra dei disagi tattici, credo che insomma, il Napoli abbia meritato di vincere. Una vittoria conquistata con il cuore in gola e gli azzurri, nonostante il silenzio stampa, non riescono a tenersi dentro tutta la gioia. Francini, un grande Napoli nel secondo tempo. Grandissimo, non posso parlare. No, dai, siamo a un passo dalla Coppa. Abbiamo giocato benissimo il secondo tempo, quindi non posso più dire niente. Diego. È bravo. È sul Napoli un gran secondo tempo. Sì, abbiamo vinto una partita che sembrava persa. Quindi la Coppa UEFA si può vincere ancora? Giochiamo per quello. Andrea, il tuo gol lo sei conservato per Stoccarda? Sicuramente. Quindi il Napoli allora vincerà la Coppa UEFA? Sicuro.
Ed ecco Ottavio Bianchi, per lui il 2-1 raggiunto in extremis non rende giustizia al Napoli. Abbiamo speso moltissimo e secondo me abbiamo raccolto poco. Comunque a come si era messa abbiamo raddrizzato ancora il risultato. Come spieghi la metamorfosi fra il primo e il secondo tempo? Ma non c'è stata metamorfosi, se facevamo i primi due gol nei primi 10 minuti come c'era capitato non c'era bisogno di metamorfosi, abbiamo subito il gol, l'unico tiro in porta fatto da loro. Ma è un risultato che vi tiene in corsa per vincere l'UEFA? Ma mi sembra che le possibilità siano buone, anche perché a Stoccarda sicuramente la squadra avversaria dovrà giocare necessariamente in una maniera leggermente diversa. Presidente, un Napoli anima e cuore come le squadre che piacciono a lei nel secondo tempo? Beh, secondo tempo innanzitutto ha giocato bene e poi io sono fiducioso che prenderà la coppa, perché loro poi aggrediti non... Il Napoli onora il pubblico ma tiene a conservare energie mentali e fisiche per la partita di ritorno con lo Stoccarda, quando in palio sarà la Coppa UEFA. Bianchi è di ritorno dalla Germania, dove ha spiato i prossimi avversari. Ha visto poco, i dirigenti tedeschi l'hanno confinato scomodamente in curva. A lui e ai napoletani riproponiamo noi allora le immagini dei due gol segnati dallo Stoccarda contro il Karlsruhe, autori Klinsmann al 5° minuto di gioco, e il solito Gaudino dopo 20 minuti nella ripresa. Ma torniamo a Bologna, dove lo sfortunato Bianchi non può nemmeno vedere il vero Napoli. Maradona infatti ha preferito riposare restando a casa. Non possono giocare, variamente acciaccati, anche Francini e Renica. Il risultato è un Napoli affidato essenzialmente alla classe di Alemão e di Careca, sostenuti dal solito volenteroso Carnevale. Anche il Bologna ha dei bei problemi, riassunti nell'immagine che vede seduti in panchina tutti e tre i suoi stranieri. E però Capitan Pecci guida l'assalto ai suoi ex compagni, che prudentemente cedono spazio e regolarmente subiscono il gol. Poli difende bene una palla che riesce a filtrare su Lorenzo e Lorenzo trafigge Giuliani per un 1-0 pienamente meritato. Poco male per il Napoli, bastano 3 minuti per rimettere a posto le cose. De Napoli approfitta di un'ingenuità di Bonetti, ruba palla e serve Careca. Il brasiliano gioca di fino e lascia partire un tiro che somiglia a un colpo di biliardo. Cousin non crede ai suoi occhi ed è il pari. Negli stessi momenti a Torino la Juventus va in vantaggio sull'Inter. Il Napoli può ridurre lo svantaggio sui nerazzurri, forse riaprire il campionato. Basta spingere sull'acceleratore, mettere in crisi la difesa del Bologna, segnare un altro possibile gol. E invece no, il Napoli resta sulle sue, lascia che il Bologna sia padrone del gioco e dopo conclusioni alte di Alessio e di Poli, un colpo di testa di De Marchi sorprende la difesa azzurra, tutti ma non Giuliani, che vola e fa dimenticare recenti critiche. Ma Bianchi non ha tempo per complimentarsi col suo portiere, i suoi pensieri sono altrove, ad una infermeria che si sta pericolosamente affollando. A Francini e ad Arenica si è aggiunto anche De Napoli, uscito per una grave contrattura alla gamba sinistra. Lo Stoccarda adesso fa paura, ma già una volta gli italiani affrontarono i teutonici con le stampelle. Ottavio Bianchi, intervistato da Filippo Vendemiati, dovrà forse calarsi nella parte di un novello Enrico Totti. Direi che l'unica cosa che mi preoccupa veramente sono i soliti infortunati, che anche oggi ne ho parecchi, ne ho lasciati sul campo mercoledì e pertanto con gli impegni così importanti in 10 giorni non so se riusciamo a recuperare i giocatori. Oggi Napoli ha giocato senza Maradona, però davanti da marcare c'erano sempre due uomini come Careca e Carnevale. Com'è stata la marcatura di questi due giocatori? Ma noi a zona abbiamo così mantenuto le nostre posizioni, quando capitava la nostra parte abbiamo fatto il nostro meglio per poterli fermare. Sicuramente due grandi campioni e la cosa è stata abbastanza impegnativa, ecco, però alla fine penso che abbiamo fatto un'ottima partita, noi sia noi dietro che tutta la squadra del Bologna. Nel secondo tempo Maradona è entrato in campo al posto di De Napoli e gli azzurri per 20 minuti hanno comandato il gioco, sfiorando il gol e trovandolo con Careca su stupendo assist smarcante di Diego. Poi la rete dell'1-1 di Föller, fotocopia di quella realizzata in zona Cesarini all'Olimpico e che costò la sconfitta al Napoli, è una tradizione negativa che continua, sono ormai 7 anni che i giallorossi lasciano imbattuti da San Paolo.
Va detto che Bianchi ha schierato inizialmente una formazione priva di Maradona, Francini, Fusi e Corradini, che ha poi dato il cambio a Carannante al 70esimo. La Roma ha disputato gli ultimi 5 minuti in 10 per l'espulsione di Gerolin, sembra che abbia mandato a quel paese lo bello, e l'intero secondo tempo con Renato subentrato dopo l'intervallo a Manfredonia. Il Napoli ha anche reclamato per 3 episodi non chiari nell'area romanista. Le proteste sono cominciate al 38esimo. Lobello ha concesso il calcio d'angolo e sul colpo di testa di Careca Carnevale tocca male su Peruzzi in uscita. Il portiere se la cava molto bene al 43esimo, respingendo così la violenta conclusione di Carannante. Maradona sbuca dal sottopassaggio con largo anticipo sul ritorno delle squadre in campo. Applausi e qualche timido fischio, ma man mano che Diego palleggia il pubblico si riscalda e alla fine il coro dei tifosi è tutto per lui. Dopo 2 calci di punizione che provocano i brividi ai romanisti, compreso un nutrito gruppo di entusiasti tifosi, al 14esimo Maradona manda in gol Careca con un passaggio smarcante splendidamente sfruttato dal perfetto diagonale dell'attaccante brasiliano. La Roma replica senza creare grandi pericoli e trova il pareggio un po' a sorpresa al 29esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Föller ad indovinare come all'Olimpico un bel colpo di testa che forse coglie un po' di sorpresa i difensori azzurri. Negli ultimi 10 minuti il Napoli cerca ancora il successo. Al 33esimo bel contropiede di Carnevale concluso con un cross alto sul quale si avventa Maradona che però cade. Diego protesta, Lobello gli fischia la punizione contro. Arrembaggio degli azzurri con gran confusione nell'area romanista e quasi allo scadere il Napoli sfiora per l'ultima volta il successo. Lo spunto molto bello di Carnevale, il suo tiro viene deviato oltre il fondo. In modo irregolare sostiene il numero 11, ma Lobello gli mima l'involontarietà dell'eventuale fallo. E resta l'1-1 di una partita che è stata giocata e vista con il pensiero già a Stoccarda. Ecco spiegato in gran parte un pareggio che era nell'aria, ma che comunque, soprattutto dopo l'ingresso di Maradona, il Napoli avrebbe potuto tramontare. Tema Tarresi, siamo in onda, se vuole accomodarsi. Ecco, allora, è un'impresa storica, la prima squadra, Coppa UEFA, un traguardo prestigioso. Ma noi ci siamo affacciati in Europa con 3 grandi squadre. Fallito il primo tentativo, il Napoli ci è riuscito e vuol dire che in questo caso...